benvenuti a Storie Vere. Buongiorno, chissà se potremo dare noi una risposta, visto che parliamo di angeli. Difficile. Sono in terra o sono in cielo? Sono entità astratte, spirituali, o che qualche volta si manifestano nella forma di essere umano che ci accompagna e che ci soccorre in momenti difficili? Grazie, grazie, stai parlando di me? Va bene, se vuoi. No, scherzo. Allora, ci sono persone a cui la presenza degli angeli ha veramente cambiato la vita, è il caso della nostra prima ospite, lei è Isabelle Moonwright. Spero di aver pronunciato bene. Dovrebbe Prego. Essere. Buongiorno Isabelle. Buongiorno, benvenuta. Grazie. Allora Isabelle, tu hai un angelo? Credo di sì, anzi, io sono da premettere, io ho svolto la professione di avvocato, quindi un po' a che fare con la materia per molti anni e poi a un certo momento della mia vita, quando ho cominciato a scrivere, mi trovavo dovunque stavo. Sono cominciate ad apparire dei fogli come se fossero stati strappati da un libro con dei messaggi in italiano scritti a mano, alcuni con il mio nome, dei consigli. Tu eri in Canada, ricordiamo, tu sei canadese? Sì, però ero in Italia all'epoca. Avevo scritto il primo romanzo, una prima stesura di romanzo che non c'entrava niente con questo. Cioè, quindi tu ti sei ritrovata, diciamo, questi fogli strappati sopra erano scritti consigli, consigli, delle risposte delle domande che avevo. Sembrava un gioco all'inizio, poi strada facendo mi chiedeva di pregare alcune volte per delle anime che erano in difficoltà. Una volta solo fu identificato una di queste anime, diciamo. Io l'ho fatto, però poi avevo avuto un incidente di macchina dove dovevo morire, insomma, non era ne sono uscita fuori illesa e lì ho cominciato a capire che non ero più sola, che ero guidata. Ma tu questo angelo, per capire, è una sensazione di una presenza o in qualche modo visualizzi? No, era cioè, intanto erano scritti, questi scritti poi si facevano più impegnativi, nel senso che c'erano delle rivelazioni che erano scritte. Come erano scritti? La grafia era umana? Era umana, ogni... Un adulto, un bambino? A volte sembrava quasi un'anima ingenua, insomma, io ho chiesto domande, chi era... A lui direttamente? Sì, perché cioè, io quando chiedevo... Tu ti rivolgi a lui? Rivolgevo a lui e poi mi giravo e trovavo questo foglio con queste scritte. Io prendevo appunti a un certo momento perché poi diventavano... Cioè, scomparivano, perché diventavano altre. Io Ma perché tutto... parli al passato, scusami? Al passato perché... Cioè, adesso tu questa presenza di quest'angelo non la senti? Sì, come Ah, ok, continui ad averlo accanto a te? Sì, però io non mi soffermo più sulla presenza. Io ho cercato di capire questi messaggi e poi ho capito che alcuni avevano a che fare con... un po' il mistero della Trinità, il Verbo, queste cose che fino adesso non erano soggetti miei come tu l'hai tale. Mai visto? Perché voglio capire, vorrei anche, scusate sì, l'approccio un po' terra-terra all'argomento, capire se esiste proprio una figura o se è quella che immaginiamo con le ali. L'hai visto? No, io ho la prova, diciamo, per me la sua... Io lo vedo e... Lo vedo perché lo sento, è una grande luce e questo è il modo luce. In cui è raffigurato. Allora, senti Isabella, ti faccio conoscere un collega che a dispetto del nome che indossa, si chiama Arcangelo, lui agli angeli non crede. Arcangelo Miranda, buongiorno! Buongiorno Arcangelo, benvenuto! Arcangelo, quando si dice nomen non nomen, cioè il destino non è nel tuo nome, perché ti chiami Arcangelo, che sarebbe un po' il sergente, il caporal maggiore degli angeli, degli angeli, diciamo quello più graduato, però tu hai un buon motivo per dire che gli angeli non esistono. Sì. Diciamo che a dispetto del mio nome, appunto, io non credo alla presenza degli angeli, o all'esistenza degli angeli, e
chiaramente alla vita non manca il senso dell'ironia e proprio io mi chiamo Arcangelo. Questa è una cosa abbastanza bizzarra. Perché non credi? Allora, diciamo che innanzitutto ritengo che l'essere umano sia semplicemente un insieme di più parti, tra cui l'essere spirituale, la mente e il corpo. Quindi come tale, al di là di quelli che sono i nostri limiti umani, noi siamo degli esseri creatori, nel vero senso del termine. Perché dico questo? Perché ad esempio una sessantina di anni fa una certa Alexandra David Neal, una francese, ha creato in Tibet con determinati procedimenti dei tulpa o delle egregore, cioè sono praticamente delle entità, delle forme di pensiero create. Praticamente questa ricercatrice creò proprio una persona, qualcosa che sembrava essere un essere, che aveva le sembianze di un monaco, praticamente l'accompagnava a fare la spesa, a prendere la posta e cose del genere, e in realtà non era una coscienza reale, era semplicemente una proiezione del suo pensiero. Cioè mi dici che è un prodotto della mente? È un prodotto della mente, assolutamente. Ora, perché la nostra mente, scusami, dovrebbe aver bisogno di produrre queste figure? Perché abbiamo bisogno di essere rassicurati? Per quale motivo? L'esperimento della David Neal era un esperimento punto e basta. Per quanto riguarda la questione degli angeli, io ritengo che sia semplicemente una necessità di antropomorfizzazione. Ti prego, perché, Arcangelo. Cioè di rendere praticamente in forma umana un qualcosa di superiore che noi riteniamo superiore e irraggiungibile. In realtà queste cose qui sono assolutamente irraggiungibili. C'è una costruzione psicologica, culturale che ci dobbiamo creare, un appiglio, ecco. Allora, in qualche il discorso maniera. È questo, praticamente è vero ciò di cui noi facciamo esperienza, quindi io non posso dire che le persone che vedono gli angeli abbiano delle allucinazioni, però così come è vero che per me ciò di cui ho fatto esperienza è anche vero che io faccio esperienza di ciò di cui credo. Qual è la tua esperienza? Scusami Arcangelo, prima abbiamo parlato, tu hai esperienza a tal proposito. Sì. Quando fattivamente ti sei accorto di questa illuminazione, gli angeli non esistono? Una decina di anni fa, allora no, io agli angeli non ci ho mai creduto e ritengo che questo sia un mio background culturale di tante dieci vite. Anni fa? 10 anni fa è successo qualcosa di particolare, è cominciato a succedere qualcosa di particolare, per cui che cosa è successo? È successo che all'improvviso, ero in vacanza, quindi non ero sotto un albero in meditazione come il Buddha o cose del genere, ho avuto la sensazione reale della testa, del cervello che praticamente si apriva e andava a scatti, cioè c'era una dimensione, un'altra dimensione, un'altra dimensione. Per 6 volte questa cosa è successa, 6 volte sono arrivato con la coscienza ad espandermi a livello di migliaia e migliaia di chilometri. Quindi io praticamente ho realizzato, ho avuto l'esperienza, l'espansione di coscienza, quello che praticamente è scritto in tutti gli antichi testi vedici, gli Upanishad, i vari testi sacri, e ho avuto questa esperienza reale. Di cosa mi sono accorto? Che praticamente oltre alla nostra dimensione ci sono altre dimensioni che possiamo anche chiamarle paradiso, come vogliamo, ci sono delle dimensioni superiori in cui noi ci possiamo entrare, e nel momento in cui entriamo, dato che io creo ciò che è la mia credenza, se io entro in una dimensione e prendo quell'energia e automaticamente credo che devono esistere gli angeli, io gli angeli li posso proiettare e renderli reali. Cosa pensi? Io penso semplicemente che la presenza delle guide, dei maestri, degli angeli è collegata e sono collegati con l'alto, con una fede, non possono essere scollegati completamente. Noi non abbiamo le basi per dire, io ho raccontato appunto in questo racconto di una donna che voleva dare la prova che non esistono gli angeli, che non esiste Dio, che non sono tutti frutti della, cioè sono capacità. Ma questi angeli, scusami, noi spesso li identifichiamo anche con le persone che magari non ci sono più, no? I nostri cari, magari una nonna, un parente, un amico. È questo oppure sono altre cose? No, per me sono completamente diversi. Un'altra entità. L'angelo è inteso un po' come un alter ego, è una nostra capacità di collegarci con l'alto. Con Dio. Con quindi Dio. Non sono i santi o i parenti defunti? No. Giuseppe, cosa ne pensi tu? Ti vedo perplesso. Ma non troppo, perché la trasmissione finisce tra un quarto a 20 minuti, Giuseppe. Ma se volessi dare, diciamo, una spiegazione abbastanza semplice, potrei anche dire
tenendo in considerazione la possibile esistenza degli angeli, che potrebbe essere un nostro riflesso, perché comunque noi andiamo a cercare dentro quindi noi stessi. Che dice è abbastanza, sì, è abbastanza posizione. Più razionale questa cosa, anche perché sennò dovrei fare una battuta un po' al contrario, un po' cinica, e dire l'arcangelo, cioè poi gli angeli ci sono e non ci sono a seconda della loro disponibilità. Perché se dovessi avere la presenza di un angelo costante vicino a me, dovrei essere la persona più serena del mondo. Poi bisogna capire se gli angeli sono guide spirituali o no, Isabel. Basta chiamarli. Signora, mi dà il numero. No, perché. Come si chiamano? Allora, ho fatto anche io una battuta. Sì, sì, stiamo parlando di una cosa seria. No. Una cosa seria nel senso che se voi siete scollegati con la vostra fede, con tutto quello che voi siete, io ritengo, ma mi ritengo solo un tramite. Ho avuto la prova maestra, nel senso che scritta, quindi non potevo interpretare come un mio bisogno di avere qualcuno accanto, di essere guidata. Io proprio cioè, ma però a volte anche questa nostra necessità di sentirci accompagnati, di non sentirci soli, di poter proiettare una soluzione su qualcosa, come giustamente ha detto il signor Arcangelo, in una dimensione diversa, perché comunque il senso della solitudine l'abbiamo, anche il fatto di avere una coscienza, cioè siamo coscientemente, sappiamo che noi non siamo così proprietari della nostra vita, ci sono tantissimi lati oscuri, ci sono tantissime generale, situazioni che ci sfuggono. Generale, una persona così razionale crede a una entità superiore, astratta, spirituale, crede agli angeli, una persona razionale come lei? Sì, definiamoli tali angeli. Io credo in qualcosa che ci guida. E ho degli esempi personali, perché durante la mia vita ho avuto dei momenti facili e dei momenti difficili. In qualche difficoltà, in qualche momento dove io non riuscivo a intravedere una soluzione, e su questo sono d'accordo con la signora, io sono rimasto a riflettere, ho cercato di capire quale potesse essere la migliore via da adottare. E qualcuno l'ha aiutata. E devo dire che nella mia mente è apparso un suggerimento, una soluzione, però, una via d'uscita. Però è diverso, cioè nel senso che queste sono sensazioni che in qualche modo in un certo momento ci portano a fare una scelta. In questo caso però noi parliamo proprio di chi in qualche modo vede una presenza, cioè quando ha parlato di un fascio di luce, io non credo lei abbia visto il fascio di luce. No, il fascio di luce però no, diciamo, perché un'altra cosa. Diciamo che il dialogo, fuoriusciva da quella mia mente, dal mio ragionamento, è come se io avessi avuto un suggerimento sul può essere anche stata la sua illuminazione generale. Molte volte, può essere stata la sua illuminazione. Esatto, ma diverso. Ecco, qualcosa che mi ha suggerito e devo riconoscere, più delle volte io ho seguito questo suggerimento, qualche volta che io non ho voluto seguire questo suggerimento, purtroppo ho visto delle soluzioni contrastanti con quella che esatto. Era una soluzione Paola favorevole. E Sara, Paola, prego, dimmi. Sicuramente ci sono delle situazioni in cui c'è una presa di coscienza, quindi una sorta di sesto senso. Però che però sono, è quello, che di, quello cui di cui parla l'arcangelo ed esiste, ok? Però ci sono anche situazioni, io sono una persona agnostica assolutamente non suggestionabile, quindi le cose le devo vedere per capirle, ma nella mia vita ci sono state delle esperienze proprio palesi di persone, entità, io non lo so che cosa sono. Faccio un esempio, Paola, cioè, un esempio pratico, io sono stata salvata da una persona che non lo so se era una persona, si è manifestata come persona che mi ha salvato proprio perché io stavo per essere stuprata comunque da un gruppo di malviventi, ed ero anche molto giovane, e questa persona è apparsa dal nulla, veramente è apparsa. Ma quello è un angelo terreno, cioè come no, ce ma non era una persona, no, non era una no, non era una persona, secondo non era un angelo terreno, una persona reale, cioè una persona che si è manifestata, cioè io sono convinta, perché non c'erano degli accessi di strada da dove questa persona potesse venire, cioè c'era un muro altissimo di 4 metri in un bosco, cioè era un signore di 50 anni che è apparso e dal da nulla. Secondo non lo so te. Dove questo arrivava, non si dà la io non mi do una spiegazione. Sara, dimmi. Sì, la signora Montwright, giusto? Sì. Salve. Allora, io adesso... Quando inizi così, salve. Adesso le do la bastonata. No, perché lei mi parla... Io non voglio... Anzi, voglio essere un pochino cinica. Ecco. Ecco, perché si parla di questo fascio di luce, di questi angeli. Allora, io posso pensare che sopra di noi ci sia qualcuno che protegge. E come diceva Giuseppe, non è sicuramente costante questa presenza.
Però c'è un fatto, che voi avete queste visioni, tante persone che vivono momenti di difficoltà vi credono, però voi basate sempre queste vostre credenze su un business che è fatto di tanti libri che vi portano anche ad avere entrate economiche e anche molto cospicue, perché è fatto tu. C'è chi lo sfrutta. E certo, assolutamente, alla... perché voi, lei ha prima detto parliamo di un fattore serio, però è basato su una fede che però fa grandi entrate economiche e spesso speculano anche sul dolore e le insicurezze di tante persone. Tu lo persone. Sai che sei seduta di fianco, esatto, a Kate Warwick che ha scritto un libro. Ha scritto anche un libro, lo tutti so. Quanti abbiamo ma un'altra. Io anche... Il sensitivo più povero è qui in Italia. Tu sei il sensitivo più povero in Italia? Sì, perché non ho mai chiesto per soldi. Ah, io so che tu hai collaborato anche con l'FBI, sì, alla soluzione di molti casi, sì, e l'hai fatto anche gratuitamente, vero? Sempre, sì. Sì, sì. Quindi smentisci quello però che io dice. Sono d'accordo con lei, perché c'è sensitiva e maghi qui in Italia, fruttano di gente. Non è giusto. No, è vero, queste ci sono, sì, persone, sì, che naturalmente si approfittano, bravo, della debolezza, della fragilità che magari vive una persona in quel, sì, momento. Isabel, volevi rispondere? Io semplicemente, non per difendere nessuno, infatti ci sono. Io personalmente faccio un altro lavoro, vivo una vita molto quotidiana con gli stessi problemi tutti quanti e voglio che rimanga così. Questa è la prima volta nella mia vita che parlo di questa cosa che mi è successa. È la tua prima apparizione televisiva questa? No, ma in altre vesti. Però c'hai anche scritto un libro, anzi più di libri. Io scrivo romanzi e ho organizzato... No, non intorno a questo tema. Io intorno a il tipico romanzo femminile, progettato un progetto di villaggio letterario in Calabria e sono, ho avuto un'azienda vinicola, mi diletto nell'enogastronomia. Su quindi, questa cosa invece non speculi, è una cosa Craig, tua, è una cosa che dire. Sì. Il tuo libro si chiama Tutti quanti abbiamo un angelo, io te lo faccio come domanda, tutti quanti abbiamo un angelo? Sì, ogni di noi c'era un angelo, anche di più di uno. Perché gli angeli vengono quanto noi bisogno. Anche Giuseppe ce l'ha che non crede. Certo, certo. Ce l'ha. C'è. E questo è sì. Perché, Craig, noi, visto che l'abbiamo tutti un angelo, c'è chi in qualche modo riesce a vederlo e chi no? Dipende dalla nostra energia. C'è qualche persona più sensibile di altri. Infatti io credo, ogni di noi possa fare come un sensitivo, nel senso di angeli. Anche un pensiero. Questo, se tu pensi di qualcuno non c'è più, perché questo momento di angeli, questa persona pensava di te. Se tu pensi di nonna, a quel momento tua nonna pensa di te. Allora chi sono gli angeli? Sono, possono essere anche i nostri cari defunti? Come no, sì. Possono essere o sono solo... No. No, di angeli i nostri cari non ce n'è più, però anche, ogni tanto anche un angelo, come il Signore ha detto prima, la storia di lei, c'è di angeli qui, di angeli di terra. Sì, si chiama sì, sì, gli angeli terrestri. Esistono sì, loro. Loro vengono e ti aiutano nel momento giusto. Ma tu, Craig, riesci in qualche... Cioè, tra voi vi riconoscete? Cioè, tra voi che vedete gli angeli, sì, tu e Isabel, nel voi momento in cui affini, vi incontrate e vi vedete, capite di avere questa cosa in comune? Io ho capito stamattina che c'è un'energia. Sto parlando con un'energia. Ok, senti qualcosa? Sì, sentite qualcosa, sì. Però io posso dire, questo signore qua c'era più energia di tutti questo momento. Eh beh, certo. Don Giuseppe Di Virgilio, buongiorno, docente delle Sacre Scritture. Grazie. Perché anche lei può dirci se gli angeli, Don Giuseppe, sono frutto della nostra cultura o sono reali? Da un punto di vista religioso, ecco, religioso e della dottrina cristiana, gli angeli sono delle entità reali. Entità reali, spiriti creati da Dio nella tradizione biblica e poi nella tradizione cristiana. Noi facciamo una delle prime esperienze pregando l'angelo custode, come già tutti sapete. È chiaro che adesso io non entro nel merito di queste esperienze che vengono raccontate, perché non si può valutare un fenomeno se prima non termina e non c'è una riflessione oggettiva. Quello che possiamo dire nella tradizione cristiana e dunque anche per chi ha la fede è che gli angeli sono creati per il bene dell'uomo, ognuno ha un angelo custode. Quindi a beneficio della nostra esistenza? Assolutamente sì, non sono ci i saranno morti. Anche quelli cattivi. Dunque, allora qui tocchiamo demoni. Un altro argomento, il problema dei demoni. I cioè, demoni che sono? Angeli decaduti? Sono degli angeli decaduti nella tradizione biblica e poi cristiana, ma non qui abbiamo l'aria. Un'altra questione, parliamo della demonologia, ma è certo, un argomento è un po' diverso. Gli angeli, come
come spirito creato da Dio incorporeo, appartengono a quella mediazione, dico così in termini semplici, che va dal mistero della trascendenza di Dio alla storia umana e possono intervenire secondo il progetto di Dio per rivelare, allora non sarebbe più un angelo ma sarebbe un annunziatore, nunzius, questo fu una distinzione nella storia della teologia, o stare accanto ai bambini, alle persone, per sostenerle secondo il progetto di Dio, dunque non sono a uso e consumo del nostro bisogno, ecco, che noi possiamo chiamare. Anche un po' vero quello che ha detto Arcangelo, che poi noi tutti noi in fondo abbiamo bisogno di affidarci a qualcuno, cioè tutti noi quando, nei momenti di difficoltà, anche come ha detto il generale, ci viene spontaneo chiedere un aiuto a qualcuno e quindi può essere un, che lo identifichiamo con un angelo. Certamente, con una persona che non c'è più. E in questo senso penso che rientri nel progetto della salvezza dell'uomo che Dio vuole, Dio ama l'uomo e avendo queste presenze angeliche Dio lo sostiene con un angelo custode. In questo senso allora confermo le indicazioni che vengono date. Ora la percezione, l'esperienza, la rivelazione, questi sono aspetti che, sui quali non mi posso pronunciare. Lei non ha visto un angelo? Io non ho mai visto un angelo, avverto nella preghiera quotidiana, nella celebrazione, che c'è una presenza e noi viviamo dentro questa presenza che non possiamo percepire fisicamente ma che spiritualmente riusciamo a cogliere. Dottor De Vincentis, buongiorno. Lei è uno psicologo ma anche consulente del CICAP. Voi siete quelli pratici, diciamo così, quelli terreni che guardate i fatti. Sì. Come si spiegano questi fenomeni, come ad esempio quello che ha raccontato? Allora, io penso che sia necessario sottolineare che questo fenomeno si spiega all'interno di un determinato contesto culturale, ossia prima di essere una costruzione della nostra mente è innanzitutto una costruzione del nostro sistema culturale, ossia questo fenomeno avviene all'interno di un contesto in cui è condivisa la credenza negli angeli, ossia nella tradizione cattolica, nella tradizione cristiana. In determinati contesti culturali dove non è prevista la presenza di un mondo spirituale, quindi abitato da entità spirituali, nessuno vede gli angeli stranamente. Questo significa che si tratta innanzitutto di un processo culturalmente costruito e quindi non è possibile osservare questo tipo di fenomeno e di spiegarlo all'interno di altri contesti. Se noi facciamo per esempio un paragone con culture primitive o con culture indiane dove non è prevista la presenza di una dimensione spirituale, questo fenomeno non avviene, quindi è culturalmente determinato. I buddisti per esempio la chiamano energia. Maria Vittoria, sì. Cioè voi non noi avete gli angeli? Noi li chiamiamo Shoden Zenji, no? Buddista? Io sono buddista e non crediamo negli angeli come proprio forze fisiche, noi crediamo soltanto che attraverso la fede e la preghiera riusciamo ad attivare forze che sono dentro di noi e nell'ambiente, quindi attiriamo energie positive o anche negative a seconda del nostro pensiero. Come buddisti hanno anche sì, certo. Noi abbiamo due facce di una stessa medaglia. Noi abbiamo sia il positivo che il negativo. Cioè, se tu mi vuoi del male, preghi contro di me? Beh, i buddisti vogliono solo infatti, del bene. Però no, esistono comunque anche forze negative, non possiamo negarlo. Arcangelo, cosa volevi dire? Esatto, sono d'accordo sia con la signora che con il dottore del CICAP. In realtà il concetto è molto semplice. Sono energie, sono livelli dimensionali da cui noi possiamo attingere e eventualmente se c'è una cultura sotto manifestiamo e quindi di conseguenza facendo un'esperienza diciamo esistono gli angeli. Voglio che sia ben chiara una cosa, quando al termine di quell'esperienza, quando mi si è aperta la testa in sei livelli diversi e sono arrivato al punto infinito, cioè ho avuto un'espansione di coscienza di migliaia di chilometri, la cosa importante che è accaduta è che io non mi sono più sentito il proiettato, cioè la forma, cioè l'ombra sul muro, ma mi sono sentito la sorgente, il proiettore, la proiezione e il proiettato, cioè sapevo di essere tutto. Te stesso. Essere io integralmente a 360 gradi. Allora che cosa è successo lì? È successa quella cosa che si chiama si è squarciato il velo e io ho avuto un contatto diretto con ciò che io sono. Io sono uno scrittore che scrive sull'io sono, ho scritto 4 libri in tutte le salse praticamente, e entrare in contatto con l'io sono significa che tu hai una voce interiore. Ma perché uno si perde? Certo, noi ci siamo persi. Perché? Perché il meccanismo. Noi per entrare nel ciclo umano dovevamo praticamente parzializzare e rendere praticamente ciò che per Dio era le tenebre ed era buono come erano buone, come era buona la luce, noi abbiamo detto che tutto ciò che è nero, che è tenebre, è cattivo. Infatti in sanscrito demone, cioè diavolo, significa
il paraocchi, la mezza visione. Quindi nel momento in cui noi andiamo ad eliminare una parte di noi stessi, creiamo delle energie polarizzate e quindi ci perdiamo. Io adesso le 10:29, faccio un po' fatica. Ho preso pochi caffè. Arcangelo. Ce l'ha un angelo? No, posso dire una cosa prima? Sì. Comandano loro, non comandano noi. Sono gli angeli che comandano. Angeli, sì. E il nostro arcangelo, per esempio, può... Sì, anche se io dico lui non è vero, so, meglio dire la signora. Stessa cosa anche signora. La signora lì, signor Blonde, sì, c'è un uomo vicino a lei. La signora bionda? Sì. No, scusa, ha detto la signora bionda, un uomo vicino a lei? No, beh, non lui, un angelo. Ma sì, e c'è il posto vuoto in realtà. E sono i miei lavoratori, per cui è chiaro che lo vede. Tu ci credi di avere un angelo? Sì, sono i miei lavoratori. Io ho l'angelo lavoratore. Che vuol dire l'angelo lavoratore? Perché qualunque cosa ho l'impressione anche di una persona che voglio bene e vedo che ha dei problemi, prego il suo angelo, il mio parla col suo e l'aiuta. Scusa per Giorgia. Cui mi succede molto spesso. Lì c'è un posto vuoto in realtà. E Craig ha detto io vedo un angelo. Che cosa vedi? Se puoi dirlo, non lo so. Sì, io non so se... Come no? Sì, c'è un uomo vicino a lei, qualcuno in famiglia perché ha baciato qui di fronte. So, significa un papà o un marito o fratello o zio, perché questa famiglia... Il messaggio è questo, perché gli angeli mandano sempre un messaggio. Il messaggio è questo, lei quando sei a casa non devi prendere cose troppo pesanti, non mobili, devi chiedere aiuto, se devi esporre una tavola. Ho l'angelo che mi aiuta, quando non sento la forza chiedo a lui, aiutami, ecco. Non ci riesco. Perché lei è una persona che ha sempre le cose. Sempre, ecco. Credi, scusami. Visto che abbiamo parlato anche della parte cattiva, no? Sì, per io per riscopare solo come quella buona. No, per capire una cosa. Sì. Tu, riuscendo a vedere gli angeli, tutti quanti, ma ci sono... riesci anche quindi a vedere quello che non c'ha l'angelo buono? Sì. Io c'ho un angelo cattivo. Ah, ok. No, Sara, adesso ci mettiamo a fare domande personali. Prima la mattina. Inizio la giornata positiva. Quindi riesci comunque a vedere anche chi ha una presenza non positiva accanto a sé? Sì, come no, sì. Solo uno te lo chiede, quel signore del CICAP. Dai. Non ci crede. Meglio non dire. Bene. Posso aggiungere una cosa? Io tenderei a mettere anche in discussione anche il concetto di energia, perché da un punto di vista scientifico, energie, dimensioni, no? non hanno nessuna concretezza. Da un punto di vista psicologico, più che di energia, io parlerei di motivazioni a credere o non credere, perché esistono alcuni casi clinici in cui c'è gente che ha perso addirittura la motivazione a credere, perché si è presentata in terapia, ad esempio, non perché vedeva negli angeli, ma con problemi di tipo relazionali, problemi psicologici, e la presenza dell'angelo rappresentava soltanto una dimensione parallela. Ma nel momento in cui ha cominciato a risolvere determinati problemi di tipo psicologico, relazionali, non sentiva più questo bisogno di attaccarsi ad una maniglia che potesse accompagnarlo in questa sua dimensione di disagio. Però da un punto di vista scientifico non c'è assolutamente nulla che possa dimostrare o spiegare entità, energie o altre dimensioni. C'è anche fotografie, anche filmati, esistono the proof di angeli esistono. Come sono? Come si comportano? Ok, guarda, approccio terra prima terra, come scusa piccola mia. Luce, con flash, non ho mai visto un angelo con ali, mai. Ok, prima cosa. Come sono invece? Il tuo angelo com'è? La mia, io ce l'ho tanti angeli. Per gli angeli prima come piccole luci, come un flash, e poi piano piano loro formano la testa, il corpo, uomo, donna, chi è, cosa vuoi, è un messaggio. E come si comporta fattivamente? Spiegami concretamente, quando deve darti un consiglio, come te lo dice, come te lo scrive i fogli come la signora Isabel, no? Sì, tutti questi messaggi è diversi. Non è importante, anche solo una voce, un messaggio, una parola. Senti Greg, ma questo dono ti ha mai pesato? Cioè, guarda, nella io sono abituata, non è facile convivere con gli angeli, non è facile, però infatti il mio libro è un'avventura della mia vita con gli angeli, perché non è facile. Perché all'inizio anche la tua famiglia in qualche modo ti considerava pazzo. Sì, però anche io ho visto il funerale della mia mamma un mese prima sua morte. Tu hai visto il funerale di tua mamma? Sì. E dopo di questo, quanto molto mia madre, io ero molto arrabbiato con gli angeli, perché non aiutami in questo momento? Però esiste anche destino. Destino è destino, non posso cambiare destino. Stavi quasi per abbandonarli? Sì, io ho abbandonato loro per un anno.
Per un anno? Per un anno, sì. Sì, scusa, Giuseppe e Paolo. Sì, no, sì, però parliamo degli angeli, però adesso hai parlato di destino, scusami, ma trovo un po' la congruenza tra le due cose. Lasciando perdere l'evento che è assolutamente delicato. No, allora, o c'è il destino o c'è l'angelo. No, poi non capisco perché quando perché comunque ci succede angelo, qualcosa di bello... mamma, non voglio lei morire. Voglio lei viva per sempre, però sul destino era questo. Cioè lui diceva che la madre vivesse per sempre, sappiamo tutti che non no, è possibile. No, ma infatti io era solamente l'aggettivo che lui aveva usato, cioè il destino, era semplicemente il fatto che una persona che comunque dichiara la presenza degli angeli, poi alla fine su degli eventi pratici parla di destino. E questa è l'incongruenza. Perché se le cose ci vanno bene è merito di qualcun altro spirituale, se le cose ci vanno male perché ce l'ha mandata qualcuno. Paola. E noi a che serviamo? Sicuramente persone con diciamo questo potere, se così si può chiamare, sono considerati dei reietti nella vita, perché non sono creduti. Io non so se vi ricordate quando è stato con noi Lorenzo, nel nostro pubblico, era un ragazzo insomma, di 22-23 anni, vive come una... il quale sostiene di vivere con una presenza accanto e naturalmente i genitori l'hanno portato da medici, da psicologi. Infatti è così, una persona che ha questa percezione, come per dirti io nel mio caso, perché... sono molto simile a Lorenzo. Non mi sto presa qui... un po' per sì, sì, non sto qui a raccontarlo perché sostanzialmente non cerco affermazioni dalla gente. Io so quello che sento, so quello che vedo, non ho bisogno di dimostrarlo agli altri. Perché, e ti ripeto, non sono credente, questo lo sottolineo per il fatto che sono una non persona è legato pratica. Alla fede. No, quindi il fattore culturale proprio nel mio caso no. Egidio, buongiorno. Anche tu hai avuto un'esperienza che potremmo definire insomma ultraterrena, perché hai, per colpa di un incidente, vissuto il cosiddetto momento di premorte, sei stato anche in coma. Che cosa è successo? Allora, guarda, Egidio, ce lo racconti tra un minuto perché abbiamo la pubblicità. Perfetto. Scusaci, pubblicità e torniamo subito. Intanto dopo. Gli angeli aspettano. Gli angeli aspettano, no? Sì. Aspettate. Bentornati a Storie Vere, sono le 11.20, stiamo raccontando testimonianze e storie vere. Il nostro tema di oggi, angeli, sono in cielo o sono in terra? Perché poi tra magari poco... magari stanno da tutte e due le parti. Da tutte e due le parti. Intanto stiamo raccontando la storia di Egidio, che ha avuto un'esperienza ultraterrena, extracorporale. Come potremmo definirla dopo l'incidente? Entrambe, ovviamente. Tu hai avuto visto un incidente? Sei... un'esperienza di coma, chiamiamola così, esatto. Perché visto che avete il tempo ristretto... Voglio premettere che c'è una risposta per ognuno di questi signori qui, che è estremamente positiva, e che gli angeli ci sono, sono tangibili, sono toccabili, si manifestano. A volte ti si avvicinano toccandoti la spalla, semplicemente la tua giornata cambia, no? E quindi non è legato alla sensazione che sente la persona con quello che fa. È un'altra cosa, infatti, rispetto alla sensazione. È un intervento esterno. Poi c'è l'intervento interno che viene dato dalla nostra energia alimentata dall'angelo. Definiamolo così. Se vogliamo definirlo dall'angelo o da un'introspezione, come dicevi il generale, che è un intuito, no? Che può essere un intuito, oppure un suggerimento che ti arriva così, laterale, e che tu lo riesci a cogliere bene. Invece effettivamente ti toccano veramente sulla spalla, cioè ti... No, a volte passeggiando per la strada, come è successo per la signorina, c'è una persona che si manifesta e la salva nel momento in cui lei ha bisogno. Non doveva subire quell'esperienza, per questo si è manifestato un altro angelo, non il suo. Quello che era più vicino a lei, in Ma quel tu momento. Ma tu riesci a vedere il tuo angelo, anche quello degli altri, o solo il tuo? Come avete detto prima, chi vede gli angeli si riconosce tra di loro. Ah, ok. Si riconoscono, sì. Si sentono quella energia, quella... E perché gli angeli li vedono sempre gli altri? In che senso? Perché gli angeli... No, nel senso, perché li vedono sempre... No, nel senso... Attenzione, il problema è nostro. Chi non ci crede dice, perché gli angeli li vedete soltanto voi? Un attimo, il problema è il nostro di ognuno di noi fisicamente. Perché noi abbiamo delle percezioni, siamo legati alla materia e quindi siamo vincolati dalla materia. Un'espansione di coscienza, come diceva il Signore, era fattibile, ti permette di percepire più mondi contemporaneamente. Però in realtà limitiamoci per un attimo, visto che il tema è degli angeli, alla parte angelica. Gli angeli si avvicinano se tu li chiami, non è che li devi chiamare col telefono, perché magari hanno un operatore economico che non è quello giusto, no? Però quando tu chiami, che senti, ho bisogno, arriva. Ma nell'esperienza di coma, scusami, per capire, tu lo vedi? No, perché vedere è vedere con gli occhi, non lo sento neanche con le orecchie, lo percepisci. E percepisci questa forma energetica, questa onda così bellissima che ti avvolge e ti fa star bene. Allora vuol dire che, come citava un film di Capra, la vita è meravigliosa, la tua vita è meravigliosa, perché tu ogni volta puoi, che è un film tra l'altro proprio sugli angeli, ogni volta tu puoi chiamarlo e sei... La tua vita è perfetta, voglio dire, non ha bivi, non ha sbavature. Non...
Per esempio, sono andato in banca a chiedere un mutuo per la casa, non me lo danno, l'ho chiesto agli angeli non mi danno il mutuo. Quindi è meraviglioso, ma meraviglioso interiormente, nel senso di trasformare in forma positiva degli eventi negativi che ti avvengono intorno, no? Soprattutto in questo momento di dibattito. Noi vogliamo presentarvi un momento, poi torniamo da te, Gigi, certo, grazie, okay. Un angelo. In questo caso un angelo terreno, sì. Nel senso che Craig, come dicevi tu prima, durante la pubblicità chiacchieravamo e tu mi dicevi che secondo te Lady Diana è stato un angelo terreno. Sì, perché lei aveva un'energy magic, molto amore, bella, serena, è una persona speciale. Noi vi presentiamo una signora che per noi è un angelo terreno proprio, sì, perché veramente fa tantissimo. Livia Sacchi, lo dispoto. Lo dispoto, lo dispoto. Sì. Tutto in rosa, buongiorno. Questo è l'abito da lavoro. Benvenuta, signora Livia. L'abito da lavoro, l'abito dell'angelo in questo caso. Perché lei è un volontario presso l'associazione Volontari Ospedali Bambino Gesù, quindi è un angelo rosa. E così ci chiamano dal camice. E il vostro motto qual è? Presenti ma invisibili. Come perché gli angeli? Gli angeli sono invisibili. Perché invisibili? E presenti? Presenti perché dobbiamo stare vicino a tutte le situazioni, tristi ma anche allegre che ci sono in ospedale. Non è che per forza l'ospedale è solo un luogo di dolore, ci sono i momenti di allegria. Invisibili perché è il camice che è visibile, non la persona che c'è dentro. Noi siamo 100, 120, dipende dai periodi. Lì non c'è un nome, lì c'è scritto volontario. Questo è perché se siamo cattive così sanno a chi devono sgridare. Senta, ma se siamo Livia, buone siamo tutte uguali. Voi avete aiutato tanti, però... Cerchiamo di aiutare tanti. Lei ci ha raccontato anche una storia, cioè noi sappiamo che in particolare vi avete aiutato un bambino e lo continuate in pratica ad aiutare da tanto tempo, insomma l'avete aiutato a crescere e veramente siete stati per lui un angelo custode. Diciamo, ognuna di noi c'ha un bambino nel cuore, di solito è il primo bambino che abbiamo dovuto seguire per un periodo più lungo, perché per fortuna ci sono bambini che entrano ed escono, altri bambini che entrano, fanno lunghi periodi presso di noi, poi escono, poi ritornano, e al bambino Gesù arrivano tante famiglie e anche dalla Sicilia, dalla Sardegna, il papà deve rimanere nel luogo di lavoro. Però da 20 anni avete un rapporto spesso speciale. Spesso ed altri bambini a casa, per cui ci sono dei bambini che noi, per così dire, tra virgolette, cresciamo, facciamo da mamme. Prima si incomincia con le volontarie di quel reparto, perché noi lavoriamo a squadre nei reparti. Poi pian piano ci si allarga anche le altre volontarie degli altri reparti, perché spesso questi bambini che hanno questi lunghi percorsi passano anche da un reparto all'altro. Ma signora Livia, quanto è difficile poi staccarsi da questi bambini? Non ci si stacca mai. Perché come fate? Cioè... Le dirò, i miei figli che hanno a loro volta dei figli perché sono nonna, sono gelosissimi di un cassetto dove io tengo i disegni di tutti i bambini che ho seguito di più e che mi hanno lasciato. Mi scusi, signora Livia, Paola, che sta succedendo? Abbiamo toccato una corda... Che c'è? No, mamma, io neanche me ne ero accorta. Eh no, infatti, vedevo si piangere. Si è commossa la signora. Sì, perché io sono stata in ospedale... Al bambino Gesù? Per tanti mesi. Hai avuto un angelo come la signora? Sì, sì, ho avuto delle persone come lei che mi sono state vicine e che mi hanno aiutato a superare tutto quello che, diciamo, ho passato, no? E sono veramente degli angeli, cioè, perché io vivevo in una situazione molto, molto difficile e quindi lo posso testimoniare. Sì, Isabella. Dimmi. Una cosa bella. L'uomo non è fatto di sola materia e per quanto io rispetto l'antropologia, io ho fatto l'avvocato per cui stavo inzuppata nella materia, per quanto io rispetti la scienza, l'antropologia e tutte queste materie che cercano di spiegare assolutamente l'origine di tutto, arrivando fino al Big Bang, io direi piuttosto di concentrarci sui messaggi, sui segni, in modo di migliorare noi stessi e questo mondo che dobbiamo assolutamente risanare. Io non sono né Padre Eterno, ripeto, vivo una vita molto quotidiana, però l'importante è che siano intuizioni, che siano allucinazioni, che siano presenze, che siano proprio nero su bianco,
ma concentriamoci sulla nostra bontà e su quella che è trasmessa da queste entità e che ci vogliono ricordare che i nostri percorsi forse non sono quelli giusti e che forse bisogna veramente lavorare per rimettere un po' le cose in sesto con le nostre signora Livia. Bambino nel cuore, un bambino che ho visto crescere. Mi ricordo quando era piccolino, lì c'è in un cortile una vasca con i pesci rossi e come tutti i bambini, quando lo portavo fuori, voleva giocare con l'acqua. Allora ero agli inizi, per non essere sgridata dalla caposala, mi portavo di nascosto un asciugamano e una magliettina, giocava dall'acqua, si bagnava e poi lo rivestivo. Scoprì che poi la caposala dalla finestra mi vedeva e rideva, certo. Perché trovava giusto, perché quello che è importante è cercare di far sì che la vita nell'ospedale sia il più simile possibile alla vita fuori. C'è la scuola, c'è la ludoteca, ci sono i pagliacci e noi che a questi bambini che rimangono a lungo con noi facciamo da mamme, per cui li coccoliamo, li viziamo e ogni tanto li sgridiamo. Come fanno le mamme? Senta, quello. Lei abbiamo detto che è un angelo, ma lei pensa di avercelo un angelo? Dunque, un angelo credo, per lei? Io credo fermamente negli angeli custodi, trovo che è il più bel dono che abbiamo avuto da Dio, questo amore che è con noi. Sentivo prima che bisogna chiamare gli angeli e io direi un'altra cosa, bisogna ascoltarli, perché l'angelo è sempre là. Non sempre lo ascoltiamo. È vero, questo è vero. È questo il punto. Io credo che l'angelo custode sia la nostra voce interiore, che in ogni caso tutti sono connessi con questa voce, solo che appunto per necessità ed esigenze culturali noi andiamo a dare una forma a questa voce e la rendiamo persona. In realtà ognuno di noi è in contatto con la propria voce, col proprio essere, col proprio io sono, e nella misura in cui noi siamo collegati con il nostro io sono, noi non siamo buoni, semplicemente siamo, e quindi facciamo il bene per tutto ciò che esiste. Però suppongo che a te piacciono più questo tipo di angeli. Sicuramente. La signora parla col cuore. Parla col cuore. Gli angeli vanno visti con gli occhi del cuore, veramente. Ogni persona che ti sorride, ogni persona che ti aiuta, ora che sono anziano, ogni persona che mi cede il posto in autobus, certo. Per lei è un angelo. Sarà che è qui con noi e ci sorride, ci ha raccontato questa storia e ci rassicura l'angelo di più. L'angelo custode è il nostro sé, cioè siamo noi stessi nella parte migliore di noi da riconoscere. Laura, al web sono arrivati i messaggi, cosa ti dicono? Sì, Giorgio, l'argomento è molto sentito, è arrivata una storia che racconta la signora Anna, molto commovente, perché dice che da qualche mese era morta la sorella Rina, lei ha chiesto alla madre una preghiera molto sentita per la sorella. Finita la preghiera si è riunita con il marito e coi figli nella sala da pranzo e la plafoniera, racconta, che era sul soffitto, ha iniziato a roteare in maniera dolcissima, come se fosse mossa proprio da una mano invisibile. Lei se lo spiega e le fa piacere pensare che Rina abbia ringraziato e abbia dato un addio ai suoi cari e proprio per la preghiera che avevano fatto. Una battuta al volo, donna. Inoltre, al volo, la domanda del giorno è stata molto cliccata e le persone hanno risposto che per il 57% gli angeli sono in terra, insomma, vorrei puntualizzare che anche Isabel e la signora Lodispoto in realtà sono sulla nostra terra e solo il 43% delle persone che hanno risposto pensa che siano in cielo. Grazie Laura, sarà anche che in questo periodo storico la gente ha bisogno di affidarsi e quindi di credere necessariamente a un angelo? Certamente abbiamo in questi ultimi decenni uno sviluppo di questo processo simbolico degli angeli. Però ecco, come dicevano anche nello studio, gli angeli fanno parte di quel rapporto con Dio di cui abbiamo profondamente bisogno. Ecco, questo è un messaggio positivo che vorrei lasciare. Grazie. Noi come sempre abbiamo il nostro saggio, che è Arnaldo Colasanti. Sì. Sentiamo un po' che cosa ci dice. Conosciamo in merito il suo appunto angelo. Agli angeli. Vediamo. Se siano in cielo o in terra poco importa, quello che veramente importa è che gli angeli ci siano. E che siano quelle presenze, quelle creature che ci danno una mano. Ma chi sono gli angeli? Vi do un consiglio, andate a Rieti, presso la chiesa di San Rufo, e lì trovate lo Spadarino, che è un pittore del Seicento, no? Un cosiddetto caravaggista. Vediamo nel quadro un angelo custode che tiene la mano, in realtà l'ala, sulla spalla di un ragazzino. Ma guardiamo quel ragazzino. In realtà è uno spastico, è un bambino che ha grandi difficoltà a camminare. L'angelo lo sta aiutando, ma guardate anche l'angelo, guardate veramente le ginocchia di quell'angelo. Bene, anche quell'angelo ha un problema alle gambe, anche quell'angelo in realtà è ferito, anche quell'angelo è uno spastico.
Qui è il punto. Ci possiamo aiutare se riconosciamo i nostri limiti. L'angelo non è una cosa lontana da noi, è noi stessi che ci guardiamo e costruiamo insieme un mondo migliore. Quasi quello che diceva Arcangelo, però, è praticamente la stessa appunto, cosa. Peccato che oggi non ci sia Sandra nel pubblico che abita a Rieti, che ce lo ripete ogni volta e potevamo chiedere a lei di questa statua. Craig, sì. Questa trasmissione ce l'ha un angelo? Sì, sì. E perché vuoi che ti dica di no? No, non posso dire di no, Craig, perché ogni di noi abbiamo un angelo. Esatto, sì. Esatto. Sì. Quindi torneremo domani alle 10 su Rai 1? Come no, sì. Esatto. È troppo presto, però. Troppo presto, mattina, vero? Diceva che non tutti gli angeli si svegliano presto e con noi. No, di angeli è al mezzogiorno. Si alzano mezzogiorno. Gli angeli. Direttamente con la prova del fuoco. Grazie a tutti quanti i nostri ospiti, noi ci vediamo domani come sempre. Con Storie Vere.